Buongiorno da Mattino 6 per questo giovedì 24 marzo, il giovedì santo. Il giorno del giovedì santo è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche. Al mattino nelle cattedrali il vescovo con solenne cerimonia consacra il sacro crisma, mentre nel tardo pomeriggio c'è la celebrazione della messa in cena Domini, cioè la cena del Signore. E allora, dopo aver ricordato quelle che sono le liturgie, iniziamo a leggere i titoli d'apertura dei quotidiani. Iniziamo dalle pagine del Centro. Operaio morto, ci sono 7 indagati. Oggi l'autopsia su Federico Agostinone, il ricordo del fratello. Centropagina, Brioni si affida a un direttore creativo australiano. Oggi l'incontro in regione sulla questione esuberi. E poi nelle cronache su Pescara, 2 denunce. Scarico fognario nel fiume a Villa Raspa. Ancora su Pescara, lunedì funerali, è morto Lauri, medico e umanista. E poi nello sport il bilancio ai raggi X, le plusvalenze salvano i conti del Pescara. Passiamo invece ai titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Rischio attentati, controlli forzati, sicurezza dopo Bruxelles, monitorati aeroporto, stazione ferroviaria e autostrade, prevenzione su moschee della costa e web, in lista anche le antenne di San Silvestro. Avezzano nel pomeriggio il blitz di Salvini, Rom sfrattata, bomba in comune. E poi tangenti, indagati 25 tra sindaci e assessori marsicani. La procura favori e regalie per truccare gli appalti dell'illuminazione. Teramo, sentenza pesante per gli albanesi che uccisero Tizi. E poi L'Aquila, Dout Des, tutti a processo. Di taglio alto il calcio, Lega Pro, il Teramo affonda L'Aquila, il derby è biancorosso. L'Aquila, la scoperta del maxi tunnel nelle viscere della città smart. E poi Pescara, bidet davanti al comune, la foto della vergogna. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Condannato l'intero clan albanese, omicidio di Martin Sicuro, 70 anni di carcere al killer, al fratello e ai nipoti che uccisero Roberto Tizi. Centropagina, sfatato il tabù, Lega Pro, il Teramo vince il derby con L'Aquila, 2-1. Maltempo, allagamenti e internet in tilt, disagi lungo la costa e nell'entroterra a causa della pioggia. Di spalla l'incidente alla RDB, operaio morto, schiacciato, 7 indagati. E poi presentato il piano nuova viabilità per la zona sud di Roseto. Servizi salvataggi a raffica per gli uffici postali. Di taglio alto, Tortoreto, crisi in comune, scatto d'orgoglio, ricchi cacciati 2 assessori. Civitella del Tronto, 5 boscaioli clandestini scoperti dalla forestale. Questi dunque i titoli di apertura, prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, come sempre il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, un progetto che sentava decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone probabilità di riuscita. Una questione di principio potrebbe indurvi a sfoderare una combattività che spiazza gli avversari. Toro, oltre ad essere rassicurante per le finanze, la giornata promette di inserire qualche nota nuova nel lavoro di routine, scongiurando la noia. Giornata ideale per superare alcuni intralci burocratici, mettendo a profitto il senso pratico. Gemelli, non è strano che oggi siate confusi e ve la prendiate per un non nulla. È l'effetto della luna che vi fa sentire inadeguati. Senza cadere alle lusinghe, puntate sulla vostra curiosità. Cercate di mantenere alto il naturale ottimismo. Umore alle stelle, intuizione e lucidità al top. Se un quesito vi sta a cuore, troverete la risposta dentro di voi. In questo clima esuberante e romantico che annuncia incontri fortunati, l'eventuale solitudine ha i giorni contati. Leone. Dal punto di vista professionale, fantasia e intuito sono i vostri assi nella manica, visto che anche la fortuna gioca a vostro favore. Nella sfera privata parlate poco e dimostrate l'amore con gesti concreti. Vi troverete a vivere situazioni insolite. Vergine, sorretta da una schiera di astri favorevoli, la luna non si ferma davanti a niente, anzi, gioca al rilancio, ricoprendovi di doni, di regali.
stabilmente e felicemente in coppia? Tenerezza e sensualità sono profuse a piene mani. Bilancia. Qualcuno medita sui conti che non tornano, sul rapporto di coppia che non soddisfa. Forse al momento siete un po' pessimisti. Guardate avanti, portate con voi un talismano per attirare la fortuna per quanto riguarda denaro e carriera. Scorpione. Si prevedono colpi di fortuna e novità su vari fronti. Incontrate nuove persone, alcune di loro saranno utili per il lavoro, altre compagni divertenti per il tempo libero. Attenti però agli incontri romantici. Sagittario. Se si arriva ai ferri corti con qualcuno, si parla chiaro. Se siete persone timide, la prospettiva di un conflitto aperto non mancherà di spaventarvi. Un po' di fatica a portare a termine tutti gli impegni. Relax. Capricorno. Dal punto di vista professionale potrebbe capitarvi un'occasione, una di quelle da cogliere al volo. In serata non scoraggiatevi se il partner vi sembrerà di non essere entusiasta. Rilassatevi e praticate sport. Acquario. Il tempo di abbandonare l'immagine vincente, ma un po' sbiadita, è ormai alle porte. Sondare le vostre qualità, fare emergere talenti nascosti. Ottimo giorno per mettere in gioco capitali e professionalità. Pesci, riuscirete a non cedere al disordine e alla confusione. Amici carissimi spenderanno parole tranquillizzanti, dunque non buttate la spugna. Date il buon esempio con dimostrazioni di affetto e maggiore collaborazione. Ora iniziamo a leggere i titoli di apertura dei principali quotidiani nazionali, iniziamo dal Corriere della Sera. La strage di Bruxelles, quattro in fuga, colpiremo ancora, intercettati i complici dell'artificiere, uccideremo i miscredenti. Sono della stessa cellula degli attacchi a Parigi, erano stati fermati e rilasciati come uno dei kamikaze dell'aeroporto, dispersa una funzionaria italiana dell'Unione Europea. E poi sulla Repubblica il Belgio conosceva i kamikaze, due dei killer dovevano stare in carcere fino al 2020, la Turchia, uno di loro segnalato come terrorista, il testamento prima delle bombe. Vendicare Salah, un'italiana tra i dispersi nell'attentato al metro. E poi sulla Stampa, Europa, la grande caccia ai terroristi, servizi 400 jihadisti pronti a colpire, alcuni sono in Italia, il testamento di un kamikaze, vendico Salah. Andiamo sulle pagine del Sole, 24 ore, Bruxelles, la stessa cellula di Parigi, tre kamikaze, un killer è in fuga, uno dei terroristi era stato già arrestato, poi rilasciato. Renzi ha dichiarato presa ogni misura, ma non c'è minaccia specifica. Il Messaggero, un kamikaze fu preso e rilasciato, uno degli attentatori di Bruxelles. Arrestato in Turchia, estradato in Belgio e subito rimesso in libertà. Quattro nel comando, tre sono morti, uno è in fuga. Il testamento di un killer diceva mai in cella come Salah. Libero, dice il nemico in casa, occhio alle Molenbeek italiane. Nelle nostre città ci sono pericolose enclave dove prende piede la Sharia. Da Roma a Brescia ecco che succede, per evitare di fare la fine dei belgi sono necessari i poteri speciali, anche a costo di rinunciare a pezzi della libertà. Un kamikaze preso in Turchia, ma a Bruxelles l'hanno scarcerato. Il Giornale, la strage di Bruxelles, sangue nostro, tra i dispersi anche una connazionale. Entra in metro durante gli attentati, l'ISIS manda altri 400 terroristi, alcuni anche in Italia. E poi il Foglio, pazza idea contro il terrore, perché l'Europa deve chiedere a Netanyahu di commissariare la sicurezza del nostro continente. E poi il Tempo, avanti il prossimo, ecco la lista segreta dei 74 espulsi dal nostro paese. Sono fanatici imam jihadisti e a Roma caccia a una cellula, un'italiana tra i dispersi, era in metro. Il Mattino, la beffa del kamikaze rilasciato, estradato dalla Turchia, libero in Belgio, nessun legame con il terrore. La strage di Bruxelles, nel comando quattro attentatori, uno era l'artificiere di Parigi, un altro è in fuga, l'italiana Patricia Rizzo, forse tra le vittime.
E poi l'Avvenire, le ferite aperte, il dolore a Bruxelles, un'italiana tra i dispersi, falle nella difesa, kamikaze, preso e rilasciato. L'Unità Europa reagisci, sono 32 morti, tra loro una italiana e 270 feriti della carneficina dell'ISA Bruxelles. Tre i kamikaze, caccia il quarto terrorista tra clamorosi errori della polizia belga. Il manifesto dice omissione compiuta. E poi il Fatto Quotidiano, Bruxelles nel comando della strage, erano in quattro, tutti noti agli inquirenti, ma il Belgio sapeva tutto. Un killer rilasciato e due in fuga, totalmente ignorati gli allarmi dei servizi israeliani e turchi. Ora invece andiamo sulle pagine del centro e apriamo dalla pagina proprio di Bruxelles, dell'attacco all'Europa, le vittime, la paura per Patricia Rizzo, l'italiana salita sulla metro, chiesto il DNA ai genitori, l'allarme scattato sui social, nessuna notizia della funzionaria, commissione dell'Unione Europea, parla Semenzato, l'architetto di Padova, ferito, eravamo come topi in trappola. E poi Leopold, Olivier, Adelma e gli altri, le vittime spezzate senza una ragione. Ancora le indagini a Bruxelles, un comando legato alle stragi di Parigi e caccia al quarto uomo. Identificati tre kamikaze, sono due basisti del 13 novembre e l'artificiere, uno fermato in Turchia e rilasciato in Europa, il bilancio 32 morti e 300 sono i feriti. E poi il tassista dei terroristi, diventato eroe per caso dal minivan che per sbaglio non arriva all'autista rispettoso delle regole, troppi bagagli, lasciatene due, così gli ordigni più grandi restano nel covo. E poi attacco all'Europa, l'Italia, Renzi dice ad oggi non c'è una minaccia specifica, vertice tra Premier e Capigruppo a Palazzo Chigi, consenso bipartisan, il commissario UE Avramopoulos, occorre un'intelligence europea. E poi favori all'Andrangheta, arrestati 5 politici. Il comune calabrese di Rende è piegato per 15 anni agli interessi delle cosche. Il dominus dell'operazione era l'ex deputato ed ex sottosegretario principe del Partito Democratico. E poi Brioni, il piano industriale con nuovo direttore creativo. Il gruppo Kering punta sull'australiano Shea per il rilancio delle commesse, ma oggi in regione si parla di ammortizzatori sociali. L'incubo esuberi resta. Chi è ex fashion director in e-store del lusso? Questo è Tatuaggi Barba Cool, ha un curriculum non convenzionale, il nuovo direttore creativo di Brioni. Arriva dopo una positivissima esperienza come fashion director dell'e-store del lusso tedesco, myteresa.com. Prima di trasferirsi in Germania e a Londra ha lavorato nel commercio, ha guidato camion per le miniere e ha fatto lo stilista di piccoli marchi. La fidanzata è style director di Harper's Bazaar Germany. E poi proseguiamo sempre sulle pagine del centro, apriamo quella abruzzese. Volontariato 3116, le opportunità in ambito nazionale. Servizio civile 164 posti, 433 euro al mese. In regione il bando riguarda 26 progetti di 12 enti associazioni. Il segreto, scegliete bene, secondo la vostra formazione. E poi i programmi di Luciana e Lorenza, le due nuove delegate regionali. Spendete il tempo per il sociale, non per le armi. Di taglio basso si parla di economia, mercato del lavoro deteriorato. Il segretario della CGIL punta l'indice contro i voucher e il Jobs Act. Siamo nel sud. E proprio ieri è stato presentato quella che è la fotografia dell'occupazione in Abruzzo dell'ultimo anno. Sono stati visti quelli che sono i risultati quando si era parlato proprio di aumento dell'occupazione dovuto al Jobs Act, ma nell'analisi specifica si mettono in luce alcuni punti critici. Vediamo. La CGIL mette in chiaro i dati sull'occupazione in Abruzzo. Se è vero che era stata diffusa la notizia di un incremento di contratti a tempo indeterminato come diretta conseguenza del Jobs Act, è vero anche che ad un'analisi più attenta tale risultato nasconde anche molte insidie e numeri che non fanno dell'Abruzzo la regione in ripresa che si diceva. Si dice che sono aumentati i contratti di lavoro a tempo indeterminato grazie al Jobs Act. Sono aumentati alcuni contratti a tempo indeterminato, ma analizziamo bene. Non è per il Jobs Act,
e per gli sgravi contributivi che sono stati dati alle imprese. Fino alla fine del 2015 gli sgravi contributivi sono al 100% di ben 8.000 euro. Se andiamo a vedere i dati di gennaio 2015 e gennaio 2016, quando lo sgravio contributivo da gennaio 2016 si riduce al 40%, i contratti a tempo indeterminato si dimezzano letteralmente. Quindi se c'è qualche aumento di contratti di lavoro a tempo indeterminato, non è per il contratto a tutele crescenti, come si dice, ma per i consistenti sgravi contributivi che sono stati dati nel corso di un anno alle imprese. A spiccare su tutti i dati poi c'è il fenomeno dei voucher, che mettono l'Abruzzo al terzo posto delle regioni italiane che ne fanno più utilizzo, senza parlare del fatto che i famosi contratti a tempo indeterminato stipulati nell'ultimo anno sono per la maggioranza part-time. Esplodono i voucher, che è la forma di lavoro precario che sta diventando la più diffusa non solo in Abruzzo ma in tutta Italia. Vorrei dare questo dato: l'Abruzzo per l'utilizzo dei voucher è la terza regione in Italia, dopo la Sicilia e dopo la Campania. Ora andiamo sulla pagina di Pescara, si parla di elettrosmog, la paura di San Silvestro per le antenne. D'Alfonso salva almeno i miei 6 figli, una mamma dà il via alla petizione contro i ripetitori. Il presidente promise di farli spostare, ho già avuto troppi lutti. L'appello alla regione, serve un piano per spostare gli impianti, il governatore lo approvi. Timori per le malattie, mia madre e mia nonna già morte di tumore. A caccia durante il lavoro, sconto all'ex direttore ASL. La Corte d'Appello ha ridotto la pena a 4 anni e 2 mesi per Riccardo Alderighi. Nel mirino anche irregolarità nella gestione della commissione invalidità. E poi è morto Gaetano Lauri, medico e umanista. Era un punto di riferimento della cultura cittadina. Oggi alle 15 l'addio nella Chiesa del Mare. L'inchiesta sul mare inquinato scoperto, maxi scarico fognario nel fiume. La Capitaneria di Porto fa intervenire l'ACA su una condotta ostruita a Villa Raspa e scattano altre 2 denunce. È stato un elicottero che effettua scansioni infrarossi a far emergere l'esistenza di un altro scarico illegale nel fiume Pescara. La scoperta ad opera degli uomini del terzo nucleo aereo della Guardia Costiera è avvenuta nel territorio di Villa Raspa di Spoltore, dove il personale della Capitaneria di Porto, che sta indagando da mesi sull'inquinamento di fiume e mare, ha fatto intervenire i tecnici dell'ACA per correre ai ripari. Il problema è stato risolto dopo la segnalazione, ma per il direttore del settore depurazione, il direttore tecnico dell'ACA, Bartolomeo Di Giovanni e Lorenzo Livello, è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria per inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose, come già accaduto in occasione del sequestro di 2 depuratori a Manuppello, il letto Manuppello, e di uno scarico fognario a Tocco da Casauria. Di taglio basso, del vecchio, mai messo a rischio la salute. Il vice sindaco indagato scrive una lettera e spiega perché i divieti di balneazione non sono stati messi. Il documento non visto, il rapporto dell'ARTA con i valori dell'acqua fuori norma, è stato visto solo 2 giorni dopo la trasmissione dei dati. E poi il mare balneabile, in base alle analisi, solo il 31 luglio non c'era la conformità nei valori. Tassa dei rifiuti in 4 rate, pagamento al via da maggio. Sempre a Pescara il Consiglio dà l'ok. Il primo versamento sarà pari al 40% dell'imposta totale. Le altre scadenze sono state fissate al 31 luglio, al 30 settembre e al 30 novembre. E poi la bandiera esposta durante il Consiglio Comunale ieri, solidarietà in Consiglio per le vittime degli attentati di Bruxelles. Via Rubicone inaugurata la nuova ala della scuola. Cerimonia con il sindaco e gli alunni. E poi esce in pigiama dall'ospedale, ruba per la dose e torna in reparto. Il ladro, ripreso dalle telecamere mentre si infila in un furgone parcheggiato fuori dallo Spirito Santo, dopo aver prelevato una borsa con attrezzi da lavoro, sparisce per 2 ore. Al rientro trova la polizia. Incidente vicino all'Aurum, scontro tra auto e una donna, resta ferita. Decisione della provincia, il genio civile, arrivano i rinforzi, 3 architetti e un ingegnere in più per smaltire gli arretrati. E poi di spalla all'aeroporto Foschi, c'è il rischio che anche Alitalia abbandoni Pescara.
Lasciamo ora le pagine dei quotidiani, ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con il nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, questa settimana all'insegna del freddo e del cattivo tempo, ovviamente c'è il weekend di Pasqua e l'attesa è proprio per le condizioni meteo. Eh sì Francesca, perché insomma la nostra regione risulta ancora attualmente interessata dalla perturbazione che nella giornata di ieri ha determinato episodi di intenso maltempo soprattutto nel Teramano e nel vicino Ascolano, con piogge diffuse anche abbondanti. Ora la situazione sta cambiando, il tempo tenderà gradualmente a migliorare, ma lo farà soprattutto nella seconda parte della giornata, perché almeno inizialmente, complice l'arrivo di masse d'aria fredda provenienti dai vicini Balcani, non solo è prevista un'ulteriore diminuzione delle temperature, ma ci saranno ancora degli annuvolamenti, un cielo molto nuvoloso, coperto, più con nuvolosità più compatta sul versante orientale a ridosso dei rilievi, dove non si escludono delle precipitazioni che potranno risultare a carattere nevoso al di sopra dei 700-900 metri, soprattutto sul settore orientale. Ma poi dalla tarda mattinata nel corso del pomeriggio è previsto un graduale miglioramento con delle schierite via via sempre più ampie a partire dal Teramano, in estensione poi verso le restanti zone entro la serata, anche se poi non si escludono ulteriori annuvolamenti perché continueranno ad affluire delle masse d'aria fredda fino alla tarda nottata. Nella giornata di domani invece il miglioramento sarà più evidente, ci saranno ampie zone di sereno, quindi tornerà a splendere il sole, ma sarà ancora una volta un miglioramento temporaneo perché nuovi sistemi nuvolosi raggiungeranno la nostra penisola e la nostra regione. Il primo di questi ci interesserà soprattutto nella giornata di sabato, con degli annuvolamenti tra la mattinata e il pomeriggio associati a delle precipitazioni, stavolta più probabili sul settore occidentale. Si tratterà anche questa di una perturbazione piuttosto veloce che lascerà spazio ad un nuovo miglioramento proprio nella giornata di Pasqua. Ecco, la giornata di Pasqua, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, sembra essere caratterizzata da un tempo migliore rispetto a quello che abbiamo in queste ultime ore, quindi un cielo praticamente poco nuvoloso con ampie schierite, ma anche nella giornata di Pasqua il tempo sarà sostituito dal passaggio di una nuova perturbazione di origine atlantica che nella giornata di lunedì attraverserà con tutta probabilità le regioni centro-settentrionali, anche la nostra regione, soprattutto al mattino. Ecco, gli ultimi aggiornamenti mostrano un probabile peggioramento proprio nella prima parte della giornata di lunedì dell'Angelo, quindi con degli annuvolamenti e qualche precipitazione, ma poi dal pomeriggio è previsto, almeno così sembra, un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Francesca. Giovanni, prima di salutarci come sempre, noi ricordiamo quelli che sono tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qui, e ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Qui troverete i bollettini aggiornati nel corso delle ore e segnaliamo sempre in alto sulla destra le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi per vedere in tempo reale quella che è la situazione su tutta la nostra regione. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete quello che è presente nel sito, quindi qui ci saranno i bollettini aggiornati nel corso delle ore. E segnaliamo anche quello che è il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più. La foto scattata alle prime luci dell'alba per segnalare quello che è l'avvio di giornata, i gradi registrati, e ricordiamo viene scattata da Monte Silvano. Troverete i bollettini aggiornati come sulla pagina ufficiale, ma troverete anche delle curiosità in più. Intanto questi sono gli strumenti di rilevazione meteo di Giovanni De Palma, con la spiegazione per gli appassionati meteo di quelle che sono ovviamente le tecniche di rilevazione. E poi troverete importanti le segnalazioni degli utenti, troverete foto postate o anche video che vengono postate sulla pagina di Giovanni De Palma per metterlo al corrente di situazioni che gli utenti si trovano di fronte, ma è importante anche per mettere al corrente tutti gli utenti connessi alla sua pagina, quindi noi lo suggeriamo per muoversi sempre in sicurezza. Giovanni, io ti ringrazio e l'appuntamento con Abruzzo Meteo torna domani mattina puntuale alle 7:20, ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Torniamo sulle pagine del centro. Candele e preghiere per le studentesse morte a Tarragona. Fiaccolata al Ponte del Mare dei ragazzi di Erasmus, la paura di incidenti non fermerà i nostri entusiasmi.
E poi a Montesilvano la tragedia, l'inchiesta per omicidio colposo. 7 indagati per la morte di Federico, oggi l'autopsia sull'operaio di 36 anni, schiacciato contro una trave a 10 metri d'altezza in una fabbrica di Tortoreto. Le lacrime del fratello che dice era un angelo, Giuliano Agostino ne racconta, grazie al nuovo lavoro era tornato felice, viveva solo per sua figlia. E poi cinghiali nel parcheggio del centro Porto Allegro, Montesilvano. Un gruppo di cittadini esce dal cinema e si trova davanti agli animali. Forestale, carabinieri e polizia evitano incidenti e il branco si rifugia nel parco. Queste le foto scattate dagli utenti in quel momento. E poi a Spoltore riapre il parco di Villa Cerbo, inaugurata l'area verde, ma Febo accusa troppi giardini ancora restano chiusi. I lavori sul ponte della Lentola nazionale chiude per 4 mesi. Francavilla, da martedì circolazione vietata nel tratto tra le rotatorie di Via Pola e Via della Rinascita. Traffico deviato nella zona dello stadio Valle Anzuca e il sindaco dice chiediamo pazienza ai cittadini. E poi l'ex fonderia, una bomba ecologica, San Giovanni Teatino, il candidato a sindaco dei Grillini Cutrupi, dice nessuno interviene. Questa è stata la denuncia fatta ieri dal candidato del Movimento 5 Stelle per le elezioni al comune di San Giovanni Teatino e allora nella giornata in cui c'era proprio la sua presentazione ufficiale per la campagna elettorale si è iniziato con quella che è una denuncia. Noi abbiamo ascoltato anche il sindaco. Vediamo. Si ricandida Luciano Marinucci, il sindaco uscente di San Giovanni Teatino. Annuncia di voler proseguire il suo lavoro e nel farlo ripercorre le tappe del suo primo mandato. Un atto dovuto nei confronti della cittadinanza, considerato che noi abbiamo iniziato un percorso 5 anni fa in un momento difficile della storia, non solo del nostro paese, penso della nazione intera, anche dell'Europa. Abbiamo portato avanti un piano di risanamento, tenendo basse le spese del comune. Abbiamo avuto anche notevoli contributi straordinari da parte dello Stato, dalla Comunità Europea nell'ordine di circa 10 milioni di euro, parte li abbiamo spesi e parte li dovremmo spendere sempre in considerazione delle esigenze dei nostri cittadini. Nessuna paura per i candidati avversari, da un lato Verino Caldarelli appoggiato dal PD e dall'altro il Movimento 5 Stelle con il debutto di Mario Cutrupi. Credo che novità sia semplicemente il candidato del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la lista che si contrappone a me con il Partito Democratico in appoggio, una riflessione mi viene così spontanea. La prima volta che ho votato era candidato sindaco, dopo 37 anni ancora candidato sindaco, quindi penso che sia un po' un controsenso. A presentarsi oggi è il candidato 5 Stelle, Mario Cutrupi, 52 anni, maresciallo dell'aeronautica militare, originario di Reggio Calabria, trasferitosi a San Giovanni Teatino dal 1986, che sceglie di aprire la sua campagna elettorale con una denuncia, quella sulla bomba ecologica dell'ex fonderia De Nicola, in pieno centro città. Il Movimento 5 Stelle mette in cima alla lista delle priorità che fa, spinto dall'esigenza dei cittadini, l'ambiente, il sociale e tutto quello che riguarda il territorio. È proprio per questo che adesso siamo qui a parlare della bomba ecologica. Facciamo riferimento ai locali della ex fonderia che contengono al loro interno una quantità enorme di amianto in cattiva conservazione, contengono polveri di fonderie, contengono tutta una serie di sostanze che hanno persino colpito le falde acquifere, quindi stiamo parlando di un problema noto, risaputo. L'unica cosa che ci chiediamo è come mai ad oggi nessuno ha fatto niente. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo sulle pagine del centro, andiamo a Penne. Il punto nascite è polemica dopo il parto d'emergenza. La bimba data alla luce al pronto soccorso dell'ospedale riapre il dibattito. L'assessore Paolucci dice evento precipitoso, la chiusura del reparto non c'entra. E poi patto di buon governo tra i candidati, elezioni a popoli, ripensiamo il territorio. Invita gli aspiranti sindaco a sottoscrivere un impegno civico. Manopello e tocco da Casauri, i riti pasquali, volto santo, attesi migliaia di fedeli. Andiamo a Chieti, l'inchiesta di San Salvo, associazione a delinquere, vigili a giudizio. Il GUP dell'Aquila manda a processo l'ex comandante e 3 agenti di polizia urbana per la gestione delle multe. E poi a Chieti, violenza sessuale, marito allontanato, il militare dell'aeronautica abusava e minacciava di morte la moglie che voleva separarsi.
Visita a Lanciano, oltre 300 in piazza per Salvini, leader della Lega Nord, tocca i temi famiglia, immigrati e sicurezza. Venerdì Santo a Chieti, processione, bus ogni 5 minuti. Le navette partiranno dal Palatricalle per raggiungere il centro. L'Aquila, Avezzano, famiglia sfrattata dai Rom. Blitz delle forze sociali, sgomberata la casa occupata. Rosa e la bimba di 6 mesi hanno lasciato l'appartamento su decisione dell'autorità giudiziaria. La giovane donna ha avuto una crisi nervosa ma poi si è ripresa, ora è ospite di alcuni parenti. Alloggi popolari abitati da abusivi sempre più sono i casi. E poi i familiari vanno in comune, il sindaco risolva il caso. E Salvini se la ride, i Rom cacciati solo grazie a me. Il segretario della Lega si rifiuta di incontrare la famiglia Morelli, non parlo con chi non rispetta la legge. Di Pangrazio si dia una svegliata. E l'aveva annunciato Matteo Salvini che si sarebbe recato ad Avezzano proprio per il caso che poi ha scatenato la polemica anche a livello nazionale dell'occupazione abusiva di una Rom in una casa ad Avezzano, e ieri era proprio lì davanti a quello che è stato poi un intervento delle forze dell'ordine per sgomberare l'abitazione. Allora vediamo le dichiarazioni. Bene, prendo per buona la fortunata coincidenza che dopo settimane e mesi di denunce ha portato a uno sgombero nello stesso giorno della mia venuta ad Avezzano. È solo una fortunata coincidenza e quindi vorrà dire che tornerò in occasione della prossima occupazione abusiva. Se basta questo, la signora ha occupato senza diritto, mi sembra. Quindi uno può anche essere mio fratello, ma se occupa senza diritto una casa che non gli spetta deve uscire da quella casa. Punto. Deve rispettare le leggi come tutti gli altri, perché in Italia funziona così. Arrivano le dichiarazioni dei parenti della donna che poi è stata allontanata dall'abitazione che aveva occupato, che dice: hanno trattato male mia figlia e la bimba, lo sfogo della madre di Rosa. La verità è che non è stato sfrattato nessuno, l'alloggio era disabitato. Queste le dichiarazioni. E poi appalti sospetti, tangenti sui lampioni comunali, blitz e sequestri nei municipi di Mezzamarzica, indagati politici, dirigenti e professionisti. E poi la difesa Quaglieri dice: all'epoca ero in opposizione. E ancora Tedeschi dice: mai avuto rapporti con i fatti contestati. E Pignanacci dice: io ho denunciato, e la Stella dice: ora chiederò i danni. Andiamo a Teramo, si continua a parlare dell'omicidio della ragazza di Martinsicuro. Delitto in Inghilterra, a maggio il processo. Scotland Yard va a Martinsicuro per le indagini sul caso Samira. Due agenti della polizia inglese hanno interrogato i familiari della giovane mamma che a novembre ha ucciso le due figliolette. Sentito anche il medico che l'aveva in cura prima che andasse a Bradford. E poi omicidio Tizi, 70 anni di carcere, l'uomo che sparò, condannato a 18 anni, 17 anni e 4 mesi al fratello e 2 ai nipoti. I pescatori travolti, la procura dice giudizio immediato per Collins. Ora invece lasciamo le pagine del centro e andiamo su quelle del Messaggero. Si parla del rischio attentati, nuova allerta, controlli. Dopo gli eventi tragici di Bruxelles, misure ancora più rafforzate con servizi mirati nei luoghi maggiormente a rischio. Forze dell'ordine concentrate sui luoghi di preghiera, musulmani e sul web, mediatori al lavoro nei penitenziari. E il focus, lo andiamo a vedere, è proprio questo. Stazione ferroviaria e aeroporto protetti e poi 3 arterie autostradali, la A24, la A25, così come il tratto di competenza della A14. Sono infrastrutture cruciali per i collegamenti su gomma sulle direttrici nord-sud ed est-ovest, specialmente nel periodo degli spostamenti per le festività pasquali. E poi San Silvestro, le antenne radio televisive, un obiettivo apparentemente secondario ma che riveste un'importanza strategica secondo le forze dell'ordine, quello delle antenne che sono a San Silvestro con i ripetitori di Rai Way, ma anche con quelli dell'alta frequenza da Pescara verso Ancona e Bari. E poi l'Europa, vendere subito Carichieti. Nicastro dice: dopo l'estate c'è lo scontro. La commissaria dell'Unione Europea, Vestager, chiede il rispetto della data di fine aprile. Nicastro risponde: lavoriamo ad una proroga. Di taglio basso, da Ortona per Civitavecchia, oggi il possibile verdetto, la riforma dei porti. Il caso si sposta al tavolo politico e oggi in conferenza Stato-Regioni si attendono risposte definitive.
Pescara, prima rata pesante, tre leggere, questo l'accordo sulla Tari. Maggioranza e opposizione trovano e approvano la soluzione per salvare i conti del comune, delle famiglie e anche delle aziende. L'assessora del Chisulpizio dice scelta di buonsenso, il 40% va versato entro fine maggio e poi quota del 20% fino a novembre. Il centrodestra e i 5 Stelle ritirano 307 emendamenti e esulta il dirigente Guido Dezio. La provocazione, un bidet in faccia alle istituzioni, schiaffo degli ex interinali alla città. Gli ex di Attiva tricolore mutande stese davanti ai palazzi del potere, il comune subisce senza intervenire. Il caso La City, un caso senza precedenti. La dirigente Verina Di Filippo con i PM si mostra critica, mai era capitato di ricevere proposte prive di titolo urbanistico. E poi lo sfogo della direttrice generale Gerardis raccolto al telefono. È una cosa delicata e le cose delicate non si gestiscono così. E poi lo scarico pirata lungo il fiume, l'ACA scopre una falla in mare, c'è la lotta all'inquinamento, un nuovo blitz della Guardia Costiera. Sul Pescara risolto il caso degli sversamenti a Fosso Pretaro. Di spalla il divieto mancato del vecchio, i dati del 31 visti solo il 3, anche qui arriva la lettera con le dichiarazioni del vice sindaco Enzo Del Vecchio. Donne di potere divise tra carriera e pancione, d'accordo, politiche, docenti e manager, conciliare è possibile ma quanta fatica. Il caso Meloni scatena la discussione, conquiste tante ma i pregiudizi restano. E poi all'Aquila mazzette e puntellamenti, 7 a giudizio. A processo gli ex assessori Tancredi, Riga e Vladimiro Placidi. Gli imprenditori Lago e Macera e l'ex cerimoniera comunale, scagionato il dirigente comunale Mario Di Gregorio, accusato di aver fatto pressioni alla società Silva. L'ex vice sindaco accusato di aver preso una tangente nascosta in una bottiglia di grappa. Sui morosi Cialente annuncia altri 100 avvisi di sfratto, a partire dai benestanti. Progetto case, il sindaco replica ai sindacati dopo la diffida sul capitolato d'appalto per la manutenzione. Di taglio basso, abuso in via di Vincenzo, tutto prescritto. Il caso, gli imprenditori del Beato ricorreranno in appello per ottenere la soluzione piena. E poi il tunnel intelligente nelle viscere della città smart. Grande interesse per la visita guidata nelle gallerie in centro storico. Tutto il sistema è telecontrollato. Non solo smart tunnel per i sottoservizi, nelle strade più strette del centro storico, che presentano difficoltà a ospitare la galleria delle dimensioni di 1,56x2,10 metri, è stata scelta la soluzione tradizionale, ossia condotte in polifera con camerette ispezionabili, poste ogni 30 metri per consentire la ripartizione di eventuali rotture. E proprio ieri è stata presentata. Vediamo. Verrà completato a metà del 2017 il primo stralcio dei lavori per la costruzione dei cosiddetti tunnel intelligenti della rete sotterranea di servizi che interessa il cosiddetto asse centrale del capoluogo. Le reti di acqua, luce, telefonia fissa e fibra ottica verranno collegate direttamente alle utenze dei palazzi che verranno ricostruiti. All'Aquila intanto visita guidata nei tunnel per capire come si compone quella che sembra una città parallela, dove tutto è pronto per la città smart invocata da più parti. Come spiega il responsabile dei lavori Aurelio Melaragni, dopo i ritardi iniziali i lavori procedono senza ulteriori problemi. Fra qualche giorno avremo già circa 3.000 metri completamente finito, allestito, ma già adesso diciamo, i tratti di fognature interne al tunnel già raccolgono le acque dei tetti e le acque delle abitazioni, degli edifici insomma, che ci sono sui bordi della strada. Quindi diciamo che stanno già funzionando. Ecco. Sindaco Cialente ha parlato di termini per l'asse centrale nel 2017, è una previsione verosimile? Sì, è una previsione verosimile perché abbiamo già superato qualche intoppo iniziale, le procedure ormai sono abbastanza definite e snelle, per cui i lavori stanno procedendo col ritmo diciamo, previsto in fase progettuale. Quindi il ritardo iniziale, quello ormai non verrà recuperato, però le previsioni dovrebbero essere rispettate, diciamo che arrivano a maggio, giugno del 2017, diciamo, quindi a metà dell'anno prossimo dovrebbe essere tutto finito.
Dalle pagine del Messaggero anche qui il blitz ad Avezzano. Sgombrata casa occupata, bomba in comune. Il blitz delle forze dell'ordine negli alloggi popolari di via Mattarella. La polizia mette i sigilli al portone, scatta la protesta davanti al municipio di una nutrita rappresentanza rom che ha tentato di forzare l'ingresso. Una mattinata di tensione con agenti e carabinieri in assetto antisommossa. E poi il comizio Salvini, prima osannato e poi contestato. Il blitz in città di Matteo Salvini, ieri fermatosi a un centinaio di metri da via Mattarella. Il leader della Lega si è fermato in via Dalla Chiesa, dove ha improvvisato un comizio disturbato da una quindicina di rom che sventolavano il tricolore. Di spalla di Pangrazio, operazione pianificata da tempo, parla il sindaco. Sapevo del blitz in via Mattarella, ma mi avevano ordinato di tacere, esordisce così il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, commentando la vicenda della casa occupata e sgomberata nella giornata di ieri. E confermando il fatto che l'intervento era stato ampiamente programmato e altrettanto sommessamente organizzato. Di taglio basso lo scandalo dell'illuminazione pubblica, 25 avvisi di garanzia, sempre da Avezzano, l'inchiesta, perquisizioni e sequestri in tutta la Marsica dopo la denuncia di un imprenditore. Andiamo a Chieti, tale su una Pasqua amara nello stabilimento occupato. Abbiamo chiesto all'arcivescovo Forte di celebrare la messa in sala mensa. Nubi anche alla Daico, i sindacati denunciano il taglio agli investimenti. In controtendenza lo spiraglio che si apre per l'ex Burgo, presentato il progetto della residenza per gli anziani. E poi andiamo sulle pagine di Vasto, il Tribunale non merita la chiusura, le condanne per quasi 300 anni al processo adriatico ridanno forza e speranza a chi si oppone alla soppressione. Il presidente Gian Giacomo, ci sono forse le condizioni per salvare la struttura, ma la soluzione spetta alla politica. Nicola Del Prete dice un presidio di giustizia è indispensabile per il nostro territorio. A Teramo, Ecotedi, non lascio l'incarico, bufera Ranalli sul sindaco. Era l'ultimatum di Brucchi ai dirigenti, è una boiata di proporzioni epocali. Il custode giudiziario mette nero su bianco la totale insussistenza di profili di conflitto. Luca Ranalli, amministratore delegato Team Servizi, dice è sbagliato anche il no alle consulenze dei tecnici esterni. E poi il verdetto omicidio Tizi, stangata per i quattro albanesi. L'uomo fu ucciso appena sceso dall'auto, condanne che oscillano tra i 18 e i 17 anni. Ristorazione, ASL, vertice per salvare i posti di lavoro. E poi a Tortoreto la morte di Federico, 7 persone indagate, l'incidente sul lavoro alla Ital Prefabbricati, la procura procede nei confronti delle varie ditte coinvolte. Oggi autopsia a Giulianova, a Montesilvano il dolore della famiglia dell'operaio di 36 anni, le esequie potrebbero slittare a dopo le festività pasquali. Non è ancora chiaro chi manovrasse il carro ponte, gli amici del bar erano un tipo tranquillo, lo conoscevamo da sempre. E poi allagamenti a ripetizione, il fango ostruisce la nazionale, i disagi del maltempo a Giulianova. Andiamo avanti, apriamo la pagina dello sport. Pasquato si riprende il Pescara, torna titolare sabato a Terni dove debuttò segnando. C'è solo un problema di risultati e non di prestazioni. I tifosi ci hanno chiesto di tirare fuori gli attributi ed è giusto, partenza e ritiro per Roma per avere la massima concentrazione. Giannone in Argentina, dimostreremo il nostro valore, questo è il MotoGP. E poi ancora Serie B, Virtus Ferrari guiderà l'attacco. Turchi e Milinkovic in preallarme per la sostituzione di Di Francesco contro il Perugia, anche Cragno è out. E poi qui là, Perrone, non meritavamo di perdere, ma è incubo play-out. L'allenatore dice ora saranno decisivi gli scontri diretti. Si parla del derby di ieri perché il Teramo affonda l'Aquila. Decisivi gol di Moreo e Caidi nella ripresa. Inutile il provvisorio pareggio di Boulevardi. Rossoblù divorano a tempo scaduto la rimonta. La partita si conclude con un 2-1 per il Teramo. Moreo, leader, dice prima o poi la ruota sarebbe girata dalla nostra parte. La fiducia mi ha rigenerato. I padroni di casa si sono sbloccati dopo un mese, Perna fallisce in zona recupero, l'occasionissima. E poi l'Airone è rimesso titolare da Viverini, serviva la massima serenità. Andiamo sulle pagine del centro.
E anche qui iniziamo dalla Serie B, calcio e affari. Sono le plusvalenze a raddrizzare i conti del Pescara. Bilancio 2015 di 24 milioni, rosso di 4,6 nonostante le cessioni. La prossima settimana l'assemblea per ricostruire il capitale. Primo rosso dopo 2 anni di utili, le cessioni dei calciatori fondamentali per abbattere le spese di 11 milioni, il costo dei 104 dipendenti. E ancora sorpresa il Baby Viol Vicenza per 750.000 euro. Melchiorri ingaggiato a zero e ceduto a 2 milioni, ma il vivaio che continua a produrre soldi. E poi la squadra in ritiro, i tifosi suonano la sveglia ai giocatori fuori gli attributi. Delegazione al Poggio prima della partenza per Roma. Pascotto dichiara la squadra è viva e a Terni lo dimostrerà. E poi il Diavolo, il derby del Gran Sasso, gode il Diavolo Teramo, più concreto l'Aquila recrimina. Perrotta ricaccia dalla porta l'1-2, Perna si mangia il 2-2, questo è il derby di ieri, il ritorno di Moreo in gol dopo 108 giorni di digiuno. L'attaccante aveva segnato 4 volte nel girone d'andata, poi l'arrivo di Forte e tanta panchina, ho lavorato per farmi trovare sempre pronto. E allora, come detto, ieri c'è stato il derby, la vittoria è andata al Teramo per 2-1 e vediamo il resoconto di Andrea Costantini. Davanti ai 1.800 spettatori del Bonolis, di cui 300 dall'Aquila, il Teramo torna a vincere il derby del Gran Sasso a distanza di quasi 3 anni con i gol dei giganti Moreo e Caidi. Decisivo il secondo tempo, meglio interpretato dai padroni di casa, anche se l'Aquila grida vendetta per l'occasionissima sciupata nel finale da Perna. Come nelle previsioni, il tecnico di casa Vivarini conferma l'11 che ha impattato ad Arezzo, con Moreo preferito a Forte, Cecchini a sinistra e Petrella inizialmente in panchina. Mossa a sorpresa di Perrone rispetto allo 0-0 col Pisa, San Domenico largo nel 3-5-2 al posto di De Francesco con De Sousa ad affiancare Perna. In campo gli ex Ligorio e Milicevic. In tribuna tanti addetti ai lavori, il presidente del Pescara Sebastiani, i papabili di S. Teramani, Minguzzi e Lupo, quello del Lanciano Leone, l'ex tecnico Frentano d'Aversa. L'avvio di partita è al piccolo trotto, ma le prime fiammate sono di rilievo. 14esimo, punizione di Milicevic e spettacolare sforbiciata di Boulevardi che coglie il palo. La risposta Teramana è vincente, discesa di Cecchini che mette dentro un pallone basso e teso che fa fuori la difesa aquilana, piattone di prima intenzione di Stefano Moreo e palla all'incrocio. 1-0 per il Diavolo che torna a segnare dopo 3 partite. Per l'Airone, 6° gol, l'ultimo lo aveva segnato a Lucca lo scorso dicembre. Il Teramo però non sfrutta bene il vantaggio, perde il capitano Speranza per un problema muscolare alla mezz'ora, dentro Caidi. L'Aquila fa fatica a creare, con San Domenico troppo fuori dal gioco e centrocampo povero di idee. Così, dopo alcuni velleitari tentativi dalla distanza, la squadra di Perrone può approfittare delle incertezze del portiere Teramano Tonti, che al 38esimo regala un pallone a Perna, il quale non ne approfitta, e dopo 6 minuti respinge male un destro dalla distanza di San Domenico. Boulevardi, in posizione regolare, insacca per il suo primo gol in maglia rosso-blu. Nella ripresa Perrone toglie De Sousa, dentro De Francesco e San Domenico di punta, ma è il Teramo a giocare con un piglio più autoritario. Già al 5° sponda di Moreo per Di Paolo Antonio che impegna Scotti, al 9° spunto di Brugaletta e cross per Lenoci che schiaccia il tiro alto di un soffio. Al 20esimo Vivarini gioca la carta a Petrella al posto di Paolucci, ma al 24esimo a strappare applausi è ancora l'Airone Moreo con questo numero. Ottima la sua partita. L'Aquila torna a farsi vedere al 28esimo, il corner di San Domenico mette in affanno Tonti, Perrotta salva sulla linea, poi l'ex Milicevic nel mucchio viene murato e dopo 3 minuti arriva il gol partita, corner di Di Paolo Antonio e colpo di testa imperioso di Nebil Caidi al suo secondo centro stagionale. Il Teramo gestisce il risultato fino al 4° minuto di recupero, quando San Domenico offre un pallone solo da mettere dentro a Perna che incredibilmente sbaglia. Il Teramo sorride, all'Aquila resta il rammarico e la rabbia dei propri tifosi. Il Teramo ha fatto secondo me una buonissima prestazione in linea con le altre. Oggi siamo stati un po' più fortunati sugli episodi, cioè anche se abbiamo avuto altre occasioni che potevamo far gol, però anche diciamo, siamo riusciti a fare 2 gol, quindi questo è un qualche cosa di grande che ci ha permesso poi di legittimare sicuramente il risultato. Non solo per l'azione finale, ci sono stati sicuramente parecchi episodi che non ci hanno girato bene, a partire dal palo interno, salvataggio, 2 salvataggi sulla linea, il tiro di Milicic impallato, il gol che è venuto da un'azione irregolare precedente, un fallonetto su Cosentini non fischiato e poi l'ultima azione, quindi ce n'è per essere rammaricati. E
chiudiamo leggendo le pagine della città proprio sul derby. Gioia Teramo, il derby non è più un tabù. Le reti Moreo al 19esimo e Caidi al 76esimo regalano la vittoria ai biancorossi che mancano da 3 anni contro l'Aquila. De bendata e gioco dopo alcune gare sfortunate, la fortuna non volta le spalle ai biancorossi. Buona prestazione del Teramo che dopo 3 anni torna a battere la squadra rosso-blu. Incantesimo rotto in un colpo solo, il Teramo interrompe la striscia di risultati senza vittorie e fa suo il derby abruzzese. Caidi entra e segna dopo il vantaggio di Moreo, il gol dell'1-1 di Boulevardi e il difensore a risolvere il match. E ancora le immagini più belle del match, una cornice di pubblico, quasi 2000 gli spettatori presenti al Bonolis con 240 sostenitori provenienti dal capoluogo, in tribuna anche Sebastiani, Leone, D'Aversa, Minguzzi e Lupo. Risolve Nebil, è del difensore il gol vittoria. L'Aquila al minuto 94 divora una palla, gol colossale con Perna che non arriva sul suggerimento di San Domenico. E poi il post partita Vivarini dice: Teramo meriti un 7 in pagella. L'allenatore vince il suo primo derby sulla panchina del Diavolo. Gli episodi ci hanno dato ragione. I singoli, davvero bravo Moreo, Caidi è entrato col piglio giusto, Paolucci è cresciuto tatticamente. Dall'errore di Tonti non voglio parlare. Il primo derby vinto, eravamo in credito con la buona sorte, ma i ragazzi hanno giocato una grande partita. E allora con lo sport noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14, invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.